Dario Nardella, recentemente eletto al Parlamento europeo per il Partito Democratico, è intervenuto durante la giornata conclusiva della Festa dell'Unità di Bagnolo a Improneta. Tra i temi trattati, quello relativo alla centralità del paese a sud di Firenze, come snodo tra il Chianti, il capoluogo toscano e l'area metropolitana. Improneta può giocare una funzione strategica su molti settori, il settore agricolo e della tutela del territorio, il settore dei trasporti e delle infrastrutture, e il settore anche della cultura. L'ex sindaco di Firenze è intervenuto anche sulla recente sentenza del TAR della Toscana che ha fatto decadere la delibera della sua giunta sugli affitti brevi dell'area UNESCO del centro storico. Il comune di Firenze fa bene ad andare avanti approvando una nuova delibera, perché per l'appunto il TAR non ha detto che il comune non lo può fare, ha posto un tema di tipo tecnico-giuridico stabilendo che la delibera in vigore fosse decaduta. Altro tema caldo riguarda le concessioni balneari. Recente sentenza della Corte di Giustizia europea ha chiarito che l'occupazione del demanio è precaria per natura, confermando così la validità delle normative nazionali italiane, che prevedono di cedere gratuitamente e senza indennizzo le opere non amovibili realizzate nell'area concessa. Ora c'è una situazione di totale incertezza, i sindaci non sanno cosa fare e i balneari campano alla giornata senza poter fare investimenti sul futuro. Noi crediamo che si debba trovare un punto di equilibrio tra i balneari che hanno investito sulle spiagge, hanno messo soldi, hanno creato occupazione, hanno fatto investimenti e vanno premiati nei bandi di gara, rispetto a quelli che invece hanno solo sfruttato la risorsa demaniale della spiaggia e non hanno portato alcun elemento di ricchezza per la comunità.